Sì, e ragazze, donne e donni, ben ritrovati. Da oggi e per i prossimi appuntamenti parleremo delle evoluzioni e delle storie, dei loghi delle squadre di Serie A. Non perdetevi nessun video perché alla fine stilerò una classifica e vedremo quale sarà il logo migliore secondo me. Prima però, sigla. Partiamo con rullo di tamburi. L'Atalanta! L'Atalanta Bergamasca Calcio nasce, come altre società, da una fusione tra più club, ovvero dall'unione di Atalanta e Bergamasca. L'Atalanta viene fondata nel 1907, mentre la Bergamasca nel 1877. Nel 1920 le due società si fondono, fondendo nomi Atalanta e Bergamasca e colori societari. Infatti, l'Atalanta giocava con una maglia a strisce bianconere e la Bergamasca con una maglia a strisce biancazzurre. Decidono così, che la prima divisa dovesse essere, nerazzurra. Da notare che anche il colore bianco è sempre rimasto nei colori dell'Atalanta. Allora, nel primo logo della squadra, l'identità del club è per la maggior parte figlia dell'Atalanta. Vediamo una forma scudettata con all'interno il nome della società e i colori delle due squadre dal quale nasce. E quindi abbiamo una parte bianconera e una azzurra. Nel 1963 cambiano tante cose a livello grafico. Si passa ad una forma a cuore, diciamo. Rimane il nome del club al di sopra di tutto e nella parte inferiore compare la figura della dea Atalanta su fondo bianco e dalla parte opposta troviamo le strisce nerazzurre. La figura della dea è anche il simbolo del club nel cui stemma è raffigurato di profilo. Il disegno del volto è stato introdotto nel 1984 con l'ammodernamento dello stemma, rivedendo tutti gli elementi grafici. Si passa quindi ad un logo circolare, mantenendo i colori della società, compreso l'oro, e sostituendo la figura della dea in corsa con il volto, recuperato fedelmente nell'evoluzione del 1993, che da allora è rimasto quello ufficiale del club. La forma attuale del logo è difficile da spiegare, essendo nelle sue evoluzioni sempre stata modificata. Non essendoci continuità, l'attuale forma non ha una spiegazione, dettata da scelte particolari, ma si tratta, di una decisione estetica, semplicemente. Come già spiegato, il cerchio centrale raffigurante la principessa è ripreso dal disegno minimalista e iconico degli anni 80. Nel dettaglio, la linea stilistica sempre utilizzata va ricercata nei capelli. In ogni logo, infatti, il tentativo è di immortalarli in movimento, cercando di fotografare Atalanta in corsa. Lo stemma attuale, il volto è stato portato leggermente all'insù per rendere più reale il movimento del corpo in corsa. Ora è il momento delle piccole curiosità. Scelta del nome va ricercata nell'intenzione dei fondatori di creare una squadra in cui ambizione, forza di volontà, predisposizione alla vittoria fossero delle caratteristiche importanti come lo erano per Atalanta, figura mitologica famosa per essere la cacciatrice più forte della Grecia. Il soprannome Dea è storicamente inesatto dal momento che Atalanta era solo una principessa. L'ultimo particolare da notare è il color oro presente nel logo fino al 1993, che rappresenta l'oro delle mele d'oro usate da Ippomene per battere Atalanta in una sfida. Adesso vi chiedo: qual è il logo dell'Atalanta che preferite? Fatemelo sapere con un bel commento qua sotto e noi ci rivediamo nel prossimo video sui loghi della Serie A. Ciao!